abbiamo dei poteri. Quindi il primo potere è legato anche al discorso della, del livello superiore, il livello dell'identità o il livello dell'anima, chiamatela un po' come preferite, è dove noi abbiamo i programmi di evoluzione. Quindi l'identità e non è il nostro nome, il nostro cognome, è quello che dobbiamo imparare in questa missione, per chi ci crede e chi non ci crede. Per chi invece crede è una, diciamo, un'interpretazione più occidentale, l'identità è la nostra essenza, chi siamo e che cosa vogliamo e come possiamo migliorare sempre seguendo la nostra natura, la nostra personalità. Poi c'è il potere della mente, quindi avete visto prima che tutto nasce dall'interpretazione che noi diamo della realtà che viviamo. Ovviamente il nostro cervello, c'è chi dice che lo utilizziamo solo il 10%, è una cavolata. Noi utilizziamo tutto il nostro cervello, perché ogni singola parte del nostro cervello ha una funzione, però ovviamente non c'è un enorme potenziale, noi non utilizziamo una parte del potenziale, però noi utilizziamo tutto il cervello. Diciamo che lo utilizziamo male, lo utilizziamo solo per, diciamo per le attività basilari. Invece potremmo utilizzarlo per creare più collegamenti, per creare nuovi punti di vista. Una cosa molto semplice da fare tutti i giorni è magari tutti i giorni fare qualcosa di nuovo, anche banale, fare una strada nuova. Semplicemente si aiuta il nostro cervello a non pensare sempre nella stessa maniera. Quando vi ho detto prima, abbiamo iniziato e vi ho detto che noi impariamo anche per comparazione, fa sempre le stesse cose, tendenzialmente il nostro cervello si impigrisce, quindi non vede più nuove soluzioni, non cerca alternative. Quindi un modo interessante per utilizzare meglio il nostro cervello è quello di utilizzarlo. Ad esempio nel corso dell'anima si va a riconoscere quella che è la nostra identità, ma ovviamente, attenzione, l'identità non è una cosa assoluta, la nostra identità noi la cambiamo sulla base di quante esperienze che noi facciamo nella nostra vita. La nostra identità, diciamo che aumenta, perché aumenta il nostro stato di consapevolezza, il nostro stato di coscienza. Quindi è vero, io sono Vito, ma io sono una serie di esperienze, sono una serie di obiettivi, sono una serie di azioni, sono una serie di miei pensieri. E se i pensieri cambiano, le mie emozioni si trasformano, le mie azioni sono nuove, io posso essere sempre una persona diversa, mantenendo sempre il mio nome. Ad esempio, nel corso della mente faccio le voce, perché anche questo, abbiamo sempre fatto degli esperimenti di visione a distanza, quindi come comunicare in maniera alternativa tra di noi, perché vi ho detto prima che siamo energia, energie interagiscono tra di loro, noi possiamo potenzialmente comunicare. Tante volte vi sarà capitato con persone simili, affini a voi, che pensate o in qualche maniera dite: cavolo, pensate la stessa cosa, ti stanno dicendo la stessa cosa. Sono delle forme di connessione, chiamiamola. Poi il corso delle emozioni, che tra l'altro si terrà a ottobre, il 14, 15, 16 di ottobre, andremo a lavorare sulle emozioni profonde, perché lo vedremo fra poco. Noi a volte diamo un'interpretazione delle emozioni, però ci sono delle emozioni profonde, e uno degli scopi base dell'essere umano è quello di vivere una vita per accettarsi. Quindi fondamentale per l'essere umano è accettare la propria natura e ovviamente sentirsi accettato dalla comunità, dalle persone che vivono insieme a noi. Quando questo non succede, si creano ovviamente delle sofferenze. Io non sono soddisfatto di me, e quindi cosa vuol dire? Che non mi accetto. Le altre persone non sono soddisfatte di me, quindi non mi accettano. Le relazioni che vivo, tutti gli uomini, tutte le donne mi abbandonano, quindi non mi riconoscono. Quindi viene sempre tutto collegato all'accettazione di noi e all'accettazione degli altri. Perché noi ci accettiamo, ma poi abbiamo bisogno di quella della prova sociale. Cioè, quindi sentirci anche in qualche maniera accettati o collegati a tutto il resto delle persone. Quindi sulle emozioni andremo proprio a lavorare su quelle emozioni profonde che si creano per ripetizione, tanto comunque fa parte dell'argomento. Le emozioni o i blocchi emozionali, le emozioni dominanti si creano per ripetizione, esperienza. Speriamo.
come si creano i blocchi. Dietro il computer. Allora, viene creato un blocco. Vedi? Allora, uno è ovviamente ripetizione. Poi mi critichi, però. I blocchi, ricordate, le emozioni sono come l'acqua, quando si blocca, invece se scorre, diciamo che quando non scorriamo più, le nostre emozioni non scorrono, si creano dei blocchi. Blocchi emotivi, si parla da più motivi. Quindi, o per ripetizione, quindi io tutte le volte ripeto sempre le stesse cose. E le emozioni dominanti è ripetersi situazioni simili o persone simili nella nostra vita. Mai capitato? Perché? Perché in qualche maniera l'emozione dominante è quell'esperienza, quell'emozione che voi dovete trasformare per evolvere. Una cosa importante da ricordare, dei motivi per cui è difficile cambiarci anche la paura, è praticamente impossibile, se qualcuno di voi lo riesce a fare, io vi consiglierei di evitarlo, è smettere di avere paura. Smettere di avere paura è impossibile e anche molto nocivo, è pericoloso, perché la paura è quella sensazione che ci permette di sopravvivere, di cambiare. Ovviamente la paura non deve diventare terrore. Quindi avere paura è normale, la paura non si può sconfiggere. Sconfiggi le tue paure, vinci le tue paure. No, le paure non vanno né vinte né sconfitte, le paure vanno accettate e trasformate. E vanno utilizzate per indirizzarci. Immaginate non aver paura del vuoto, quante persone potrebbero buttarsi giù dalla rotaia senza far cadute. Giusto? E la paura, come tutte le emozioni, non si può smettere di essere tristi, però si può trasformare in tristezza. Più cerco di eliminare qualche parte di me perché non l'accetto, e più questa diventa una lotta. Ok? Quindi la ripetizione, quindi si creano questi blocchi, la paura, due, quindi abbiamo detto, tornando al discorso della paura, forse mi sono perso, no? E quindi è un programma di protezione. Ok? Quindi riportare le situazioni sia nella nostra vita, quindi ci porta anche a volte a comportarci in una certa maniera per proteggerci, per non soffrire di più. Okay? Oppure certi programmi programmi mentali che diventano programmi emotivi perché c'è una variazione del nostro stato fisiologico. Però immaginate una cosa: il nostro corpo si muove grazie ai muscoli, giusto? I muscoli sono fatti di cellule e le cellule cosa fanno? Si espandono, si contraggono. I nostri muscoli si espandono, si contraggono. Chi è che dice al muscolo di espandersi o di contrarsi? Noi ci muoviamo perché abbiamo un muscolo antagonista e protagonista, giusto? Uno si contrae e l'altro si espande. Ok, quindi chi è che va a dire a tutte le cellule di un muscolo antagonista di espandersi e al muscolo protagonista di contrarsi? Sì, attraverso che cosa? I neurotrasmettitori, gli ormoni che vengono creati dal sistema endocrino delle ghiandole, ok? Ma io, immaginate questo, io mando, parliamo delle emozioni di base, la paura. Posso fare, gli uomini concedono un'esperienza femminile, se parlo di un'esperienza femminile è molto diffusa, posso? Devo concedere? Sono stata tradita. Okay. Quel tipo di uomo, quel tipo di situazione mi ha fatto soffrire e quindi paura. Ma attenzione, mi ha tradito, quindi in qualche maniera, non consciamente, mi sono sentita non riconosciuta. E quando una persona non si sente riconosciuta, è molto simile alla morte. Perché un essere umano che non si sente riconosciuto e non si riconosce è come non vivere. E quindi tante paure possono essere collegate alla morte. Quindi cosa succede? Subentra il programma di protezione. Ok? Quindi quel tipo di persona mi ha fatto talmente stare male
che il mio corpo deve in qualche maniera reagire per sopravvivere. E quindi che cosa farà quando mi troverà in situazioni di pericolo o presunto tale? E comincerà a mandare il messaggio alle surrenali, alle chiamate surrenali, che produrranno un'adrenalina. E quindi quando mi troverò una persona più meno simile o una situazione più meno simile, cosa succederà? Andrò lì? Blocco, in paura. Quindi posso o scappare o aggredire, data per qualche urto, che cosa è successo? Oppure mobilizzarmi. Può capitare anche ad un uomo. Sì, sì, sì. E adesso ho detto l'esperienza femminile perché comunque sei... No, no, può capitare, cioè qui non c'è uomo donna, c'è essere umano. Allora, una, quando non ero ancora sposato che frequentavo locali, casualmente le parole mi chiedevano di che segno sei? Bilancio. Leone, di che segno devo essere? Cioè, mi hai detto, no, perché? Credenza, tutti quelli della bilancia no. Ne hai trovato uno della bilancia che ti ha fatto soffrire, povere bilance, non sono un secondo. Però ci creiamo una convinzione. Ma io non sono di nessun segno, io sono nato dall'1, dal 1 gennaio al 31 dicembre, ok? Che cosa succede? Il nostro corpo, a quel punto lì, le nostre cellule sono state, diciamo, hanno ricevuto questo segnale, sono arrivati i neurotrasmettitori, sono arrivate l'adrenalina e per loro la cellula non si chiede se è giusto o se è sbagliato, non è per niente, è arrivato qua e poi lo si prende. Però che cosa succede? La cellula ha bisogno di muoversi. Scusate. Prego. La cellula ha bisogno di muoversi. E quindi, se per lei è giusta l'adrenalina, che cosa proverà a richiedere al nostro corpo? L'adrenalina. Quindi questa è la dipendenza emotiva. Andrà a richiedere quel certo tipo di neurotrasmettitore o di ormone. E quindi in qualche maniera noi ci troveremo a classificare la nostra vita sulla base di che cosa? Di un programma mentale. Ok, è chiaro questo passaggio? E quindi non è detto che noi attiriamo le stesse persone, però noi pensiamo di attirare le stesse persone o di vivere le stesse situazioni a volte, perché le interpretiamo sulla base di questi programmi mentali che sono programmi emotivi. Prego. Scusa, se puoi dire con un'altra parola sul concetto. Ok, allora è chiaro a tutti che creiamo, il nostro corpo si muove grazie agli impulsi che noi mandiamo alle cellule, ok? Quindi se io mando adrenalina perché ho paura, ovviamente alle mie cellule arriveranno impulsi lì, o ai muscoli di contrarsi, di mobilizzarsi o attendersi per scattare, ok? Quindi il muscolo è abituato a muoversi e si muove grazie a questi messaggi. Se sono abituato a vivere condizioni di paura, il mio muscolo a un certo punto si abitua, le mie cellule si abituano e si assuefano a quel tipo di ormone o quel tipo di neurotrasmettitore. Quasi quasi fanno, richiedono al cervello di produrre quel tipo di ormone. Anche se ha del danno. Ma lui non lo sa che ha del danno. E mica se lo chiede lui se ha del danno. Però attenzione, quando dico che tutto insegna, mi dispiace dirlo, però anche le situazioni non positive insegnano. Insegnano magari a reagire in maniera diversa. Certo che se è dominante, continua a ripetersi, io continuo a non cambiare, continuo ad utilizzare lo stesso atteggiamento, continuerà a ripetersi. Che cosa succede? Che immaginate la nostra vita come una scuola. Ovviamente io vado, faccio il corso di chimica, e ovviamente non studio, cosa fa? Mi danno un brutto voto. E poi la professoressa mi richiama, avrà anche il pregiudizio e quindi continua a dare dei brutti voti finché io non studio e non prendo dei voti. Le esperienze si ripetono e ogni volta che si ripetono si alza il volume. Quindi potrebbe essere che si amplifichi, uno perché l'avete talmente trascurato il segnale che siete, è già più tempo che portate sulle spalle questo peso. Quindi lo sentite voi più amplificato. Secondo, perché semplicemente avete bisogno di sentire una voce più forte. Quando una persona non vi sente, cosa fate? Voi alzate la voce.
Quando voi non citate un'esperienza, in qualche maniera viene alzato il volume. Fino a che potete anche non sentire mai, nessuno ve lo. E questo si ripeterà finché l'emozione dominante è proprio quella dell'esperienza che va osservata, riconosciuta, accettata e trasformata e poi condivisa, poi i suoi passaggi. Ok? E... altre domande su questo? È chiaro il passaggio? Quindi l'emozione dominante quasi quasi diventa il nostro corpo alla fine, giusto o sbagliato, non si chiede se giusto o sbagliato quello che ci diamo, alla fine, come vi ho detto prima, tutto insegna. Potrebbero insegnare delle cose belle, potrebbero insegnare delle cose brutte, però non è vero, c'è quella credenza che per stare bene bisogna prima stare male. No, è una credenza. Si può anche stare bene stando bene. E si può anche stare male stando bene. Però se quella credenza è vera, allora ogni volta che io giustifico, mi accontento, accetto le situazioni di dolore, è quasi quel contentino. Ah, ma non puoi stare bene, ma sei mai stato bene? No. E cosa c'entra? Allora stai male. Non è detto che stare male poi ti crea stare bene. Stare male stai male. E puoi decidere se continuare a stare male o decidere di stare meglio. E questo da che cosa parte? Da come noi interpretiamo la situazione, da come noi riusciamo a atteggiarci e a reagire davanti agli stimoli, perché gli stimoli comunque arrivano, sta a noi decidere come reagire o come agire. Quindi per protezione chiamiamolo condizionamento esterno. Quando parlavo anche di bisogni, tu perché devi farti una famiglia, e chi l'ha detto? La società ci dice che per essere un uomo, una donna equilibrata devi avere una famiglia con 57 figli con non lo so, e non ce l'ho, e cosa succede? Che potrei non avere bisogno perché lo sento io, ma per gli altri mi stressa, mi diventa talmente pesante questa influenza esterna che per condizionamento io vado a cercare una cosa che io non voglio, perché è fondamentale prima di tutto, prima di trovare una compagna o un compagno, di avere un buon compagno che siamo noi. Perché se no, anche la favola è due metà che diventano uno. No, sono due uno che insieme fanno tre. Cioè non si comprende. Perché cosa succede? Allora io cerco la mia anima gemella, cerco l'altra me, e quando questa se ne va, cosa succede? Mi sento vuoto. Perché magari ho condotto degli anni integrandomi. Non bisogna compensarsi. Bisogna condividere e collaborare, bisogna espandersi. Non bisogna compensarsi. Non è che dove non arrivo io, arrivi tu. Perché se no questo potrebbe generare la mancanza e le persone vanno in crisi quando vengono lasciate, fino a suicidarsi, perché è una crisi di identità. Io mi sono identificato in quella persona, mi sono identificato nel rapporto, mi sono identificato nel lavoro, mi sono identificato nella materia, mi sono identificato nei miei soldi, mi sono identificato nel mio lavoro, e quando lo perdo la crisi di identità, chi me lo fa vivere? Non mi accetto, non mi sento accettato, e c'è la morte dell'essere umano, fino a che c'è il game over. Quindi i condizionamenti ci sono anche i condizionamenti dell'ego, quindi tutto quello che noi creiamo anche per stare in equilibrio con gli altri. Cioè quindi vivere secondo noi stessi non vuol dire andare contro tutto e tutto, vuol dire trovare il giusto equilibrio tra quello che siamo noi e quello che sono gli altri, accettando noi e accettando anche gli altri, accettando anche la società, accettando anche il governo, accettando, ma questo non vuol dire rassegnarsi, accettare e comprendere e fare in maniera tale di stare meglio, di trovare quella strada per, sarà andare in America? Non lo so, sarà trovare un lavoro alternativo? Non lo so, ma ognuno di noi sa che cosa è meglio per sé. Però, guardate che viene abituato, dovete avere un lavoro fisso, dovete avere una casa, dovete... E poi le persone magari vivono dei bisogni, non riescono a ottenerlo, perché semplicemente magari perché non lo volete, non lo ottenete perché non lo volete, non lo volete veramente come io, lo volete perché gli altri mi hanno detto che dovete averlo. Il bisogno è... c'è da lavorare per una giornata. Ma su tutti gli argomenti cioè, ci vorrebbero delle ore, possiamo anche stare qua a parlarne per delle ore, perché ognuno di noi porta
potrebbe portare una parte di sé, e non è una cosa molto importante, come dicevo prima, l'accettazione. Noi viviamo insieme alle altre persone, noi cresciamo, evolviamo anche attraverso l'interazione con le altre persone. Perché non è, invece tendiamo tante volte a chiuderci, alla paura degli altri. No, questo non so fare io, non glielo devo dire agli altri. No, condividete, se sapete delle cose, condividetele. Tanto alla fine c'è una logica del dare a avere, voi date in giro. Non pretendete che ritorni da chi avete dato, da qualche parte ritorno. Cioè, la volta che io glielo do a lei, allora pretendo, glielo ho dato a lei 10, lei deve dare un minimo 20. Ma lei non me lo dà a lei, me lo dà a lei. E invece la pretendiamo da lei. Ma cosa succede? Che pretendendo da lei non vedo proprio nulla con gli altri. Perché è una questione di attenzione. E le cose ci sono. Però se noi, avete presente come i cavalli, perché gli fanno andare così? Per farli guardare la strada. Perché sono i cavalli, giustamente si guarda intorno, ma allora potremmo girare, si mettono parocchi, così vedono un'unica strada. A volte noi ragioniamo proprio con i parocchi, viviamo con i parocchi. Condizionamento. Questa è un'altra emulazione. Perché vediamo gli altri che si comportano così. Fai così che... io lo so, io lo faccio. Emulazione. 5. Esperienza. Non è detto che siano programmi consci che voi riconoscete, a volte sono programmi consci. Ci sono dei, quando parlavo di protezione, a volte viviamo anche in maniera inconsapevole, magari siamo, ci sono dei traumi che si vedono quando siamo bambini. Un bambino, anche se pensate che non comprenda, un bambino incomincia a comprendere, ad imparare ancora prima di nascere, anche attraverso la madre, quindi potrebbe portarsi dei traumi per protezione, dei traumi, dei dolori talmente forti che il nostro cervello in qualche maniera non è che li fa sparire, li cela, li nasconde, perché sennò non riusciremo a vivere. Ok? Quindi si creano dei programmi anche in, siamo uniti nella nostra vita dove non c'è uno stato di consapevolezza, diciamo, conscia, non siamo consci di quello che ci succede. Quindi l'esperienza non è detto che sia un'esperienza vissuta. Potrebbe essere anche un'esperienza tramandata attraverso i genitori. Quindi chiamiamole, ci sono delle trasmissioni attraverso il DNA, ma anche il DNA è stato dimostrato scientificamente che si può cambiare. Se vi interessa approfondire il discorso del DNA, andate a vedere gli studi di genetica dove si parla di come si possono cambiare i geni. E l'ultimo, ma non ultimo, 2, 3, 4, 5, 6. Per chi ci crede e per chi non ci crede, ci sono dei programmi legati al karma. Ok? Il karma non è il destino, il karma è tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che non abbiamo fatto, è un registratore. E noi siamo sempre comunque pronti a cambiare. A volte uno dice è il destino, ma quando dice è il destino è così. In che fase è? Rassegnazione. Il karma invece ti dice quello che hai fatto, quello che non hai fatto, sta a scegliere te se farlo o non farlo. Gli strumenti ce li hai, le risorse ce l'hai. Bene, come si cambia? Un po' ne ho parlato. Interessa? Sì. E lì il nocciolino. Ok, vi chiedo una cosa. Tutti voi, qualcuno di voi sta vivendo un'emozione dominante, quindi si ritrova a vivere più o meno sempre le stesse situazioni? Ok. Solo in un'area della tua vita o anche in altre aree della tua vita? No, in questo adesso. Ok, adesso io sono in questo momento. Ok. Tu in generale. Ok. Sapete qual è l'emozione, chiamiamola non utile, che state provando? L'avete in mente? Quindi, in questo momento sto vivendo, posso vivere vergogna, umiliazione, tristezza, insoddisfazione. Se l'avete in mente la vostra emozione
diciamo, non utile? L'avete tutti in mente? Ok, portiamo attenzione lì. No, no, ce ne posso essere anche di più di una. Però a volte non diamo il giusto nome all'emozione. Oggi parlavo con una persona e ha avuto un'esperienza e questa persona credeva di aver vissuto, ve la faccio vedere, che ha avuto un litigio forte con una persona e pensava che l'avesse intaccato l'autostima, perché questa persona ha sofferto negli anni di carenza di autostima. Diceva, vedi ancora una volta che sono fatta. Invece poi abbiamo scoperto che invece non era quello che gli ha detto che l'ha fatta stare male, ma il modo in cui gliel'ha detto. Quindi il suo problema non era l'autostima, ma era un programma di sopravvivenza. Lei ha perduto la sua incolumità fisica, non per quello che gli ha detto, ma per come gliel'ha detto e l'atteggiamento che ha avuto questa persona. Quindi a volte già stare attenti, perché sennò lavoriamo col parolotto. Si sta. Però in questo caso qui, quando si parla prima del dolore, che cosa è fondamentale fare? Uno, guardarsi dall'esterno. Perché se sei dentro, se noi siamo in una palude e stiamo affogando, cioè noi abbiamo una visione molto limitata, abbiamo una visione di quello che riusciamo a vedere intorno a noi. Invece qualcuno da fuori potrebbe dire, stai sempre, guarda che lì c'è un ramo. Quindi la visione esterna è riuscire a staccarsi da quello stato emotivo che si fa male. E questo si può fare con molta, molta, molta pratica. Oppure vi potete fare aiutare da qualcuno che vi aiuti, non vi dica che cosa stai facendo, vi aiuti a guardarvi dall'esterno. Perché la vera esperienza la dovete fare voi, la dobbiamo fare noi, non la farà mai nessuno per noi. Quindi io ti posso anche dire, fai così, fai così, fai così, ma finché non lo fai tu, non avrai l'evoluzione. Quindi è fondamentale questo. E poi la sospensione del giudizio. Ah, se io avessi detto, se io avessi fatto, se io avessi fatto. Abbiamo, ok, come si cambia? Quindi anche uno, ovviamente, osservare. Osservare, l'osservazione si può allenare. L'osservazione si può allenare. Quindi osservate i vostri comportamenti. I vostri comportamenti, non i comportamenti degli altri. Perché gli altri si comporteranno così. Se vogliono cambiare, cambiano loro. Se non vogliono cambiare, non cambieranno. Voi potete influenzare in qualche maniera. O potete essere influenzati. Ok? Due. Riconoscere. Riconoscere qual è quell'emozione, diciamo, negativa che volete cambiare. Tristezza, quindi per trasformare o trasmutare la tristezza, che cosa avrò bisogno di? Gioia. Di? Gioia. Sì. E quindi penserò, nel momento che otterrò un nuovo lavoro, sarò felice. E comincia a dare la responsabilità al nuovo lavoro. Nel momento che lui o lei smetterà di trattarmi male, io sarò felice e comincia a spostare la responsabilità a qualcun altro. Nel momento in cui io sarò. E quindi c'è un se.